Gino Cagliotti, tecnico del Borgia 2007 per Interforze Città di Marina. Allora, mister Cagliotti, io rido perché dico, va bene che dovete salvare, però oggi, da oggi siete secondi, insomma, con 17 punti a 2 punti dalla Firenze. E sicuramente tu mi dirai ancora che noi giocheremo per salvarci, e ti do ragione, però dico, un pensierino ce lo fai, un pensierino, insomma, domenica avete uno scontro diretto pure con la terza classifica, che in caso di vittoria cioè, vi lancerebbe verso zone, insomma, importanti della classifica, ecco. Ecco, tu oggi è stato un derby molto combattuto, no? Perché vincevate 1-0, parlo più No, tu. no, non è stato combattuto, Francesco, anzi, devo essere sincero, i ragazzi hanno fatto una grande prova. Prova che abbiamo giocato quasi per mezz'ora e 9, perché abbiamo avuto due espulsioni, Fortino e Scarpone. Abbiamo giocato, cioè non ci hanno impensierito. Eravamo sempre poi ad attaccare. Cosa devo dire? Devo dire un grazie ai ragazzi dove effettivamente hanno lottato fino alla fine. Chi ha visto la partita può dare conferma. Abbiamo fatto il gol nei minuti di recupero quando eravamo sempre in 9 uomini, su una palla recuperata a centrocampo dove Codamo questa palla si è appoggiato su Saverio Pilò, Saverio è andato sull'esterno, è rientrato a calciata e ha fatto gol. Grande prova dei ragazzi. Sono 3 punti per la salvezza. Ancora ce ne vogliono altri 10 per arrivare alla salvezza matematica. Vabbè, Diciamo che non se ci credo, arriviamo alla non salvezza matematica, rido, possiamo dire la nostra. senti, comunque, senti, io dico, non dire, ma oggi eravate in 9 contro 11, scusa, permettimi. Sì. Avete vinto 2-1, insomma, voglio dire, anzi, la gente più per dire che il Borgia, insomma, è una squadra, insomma, veramente che non si ferma davanti a nulla, neanche di fronte alle avversità, insomma, un gol agli ultimi minuti. 2-1, insomma, penso che il Badorato forse non si sarebbe aspettato una cosa del genere, anch'io mi aspettavo, mi sarei aspettato i 9 uomini di perdere, insomma, ecco, di cioè, non, però voglio dire, complimenti, caro Gino, hai saputo interpretare bene questa partita, ti dico, faccio i miei complimenti veramente. Domenica vi mancano importanti come Scarpone, Alfieri e Bordino, i due centrali difensivi più un centrocampista. Cioè domenica ci può dire che vado a giocare a Serina con tutti gli under. Senti, È comunque, vero, penso, non sto scherzando, no, ci credo, non è vero, è l'espulsione. più finale, poi per me non te l'ho detto. Cioè, il campionato è lungo. Noi andiamo a Torino e ci giochiamo la nostra partita. Spero che sarà una festa Alla cera. a noi, cioè, spero che sarà una festa dove mi vado a giocare la partita. Stop. Chi gioca, chi sostituisce le persone che mancano, sanno che devono dare il massimo. E sono convinto che i ragazzi che scenderanno in campo daranno il massimo, come l'hanno fatto oggi, Francesco. Però dimmi una cosa, G, sinceramente, parlando tra di noi, questo, no. Ma tu, i 9 uomini, eravate sullo 0-0, scusa, non eravate i 9, eravate sullo 0-0. 1-1. Stavo sentendo Allora, che continuava la partita, nascono sinceramente. allora, Francia, io sono leale su due cose. Non c'era né il rigore nostro né il rigore nostro. Mi segui? Sì. Espulsioni che l'arbitro si è inventato, perché uno che fa il gol e fa il gol e va a esultare, cioè non lo puoi andare. Alfieri, abbiamo fatto il gol del 2-1, va a esultare sotto la curva dell'ultra, tu sei in malafede. Devo essere sincero, perché secondo me mandano ragazzini ad arbitrare che ancora devono fare prima il tirocinio nei giovanissimi, poi passano agli allievi, poi passano agli universitari e poi li puoi mandare in un campionato dove puoi arbitrare.
Oggi pure il portiere del partito, che è pure presidente e giocatore, dice, ci sono state quattro espulsioni, perché poi hanno espulso pure un giocatore del Badolato, e dove c'è stato tanto di quel fair Parla play. di Minniti, il portiere Minniti, lo conosco, il presidente. Tanto del fair play che c'è stato, che buttavamo palla, giocatori che crampi, qualche scontro di gioco, buttavamo la palla fuori per andare un arbitro di quelli ad arbitrare, cioè, secondo me le categorie vanno veramente. Scusami, Gino, io ho fatto una proposta. Non so se abbiamo parlato l'altro giorno, abbiamo parlato, dicevo, cioè, era pure giusto, nel senso di dire, siccome noi abbiamo tanti arbitri, giusto, pure in pensione, no? Diciamo, arbitri che hanno iniziato a buoni livelli, no? Diciamo, che hanno 40 anni, ma se li mettessimo, voglio dire, perché penso che ci verrebbero pure gratis, secondo me, alcuni, secondo me. Secondo me, come la vedo io, cioè, perché forse io sono quello che penso, lo dico. Cioè, un ragazzino mandato allo sbaraglio, ok? Ad arbitrare una partita, pure che Badolato Borgia, mi segui? Al di là che ci può essere il contratto di gioco, ci può essere l'ammonizione, ma alcune cose, c'è un arbitro, deve pure pensare, no? Cioè, che si cala ammonivi per proteste. C'è un fallo che è innocuo, cioè tu non puoi togliere tutto l'altro cartellino per farti vedere che tu sai picchiare un pallone, no, non esiste. Come domenica abbiamo avuto un arbitro con la Nuova Valle, te l'ho detto prima, cioè che pensava solo alle persone che c'erano all'esterno e non a pensare alla partita. Cioè abbiamo giocato il primo tempo 20 minuti, no? Te lo può confermare pure il mio collega che allena la Nuova Valle. Dove io gli ho detto scusa, ma no, cioè, non hai detto nemmeno il recupero, è perché abbiamo perso tempo. Cioè, tu hai perso 20 minuti solo a cogliere le persone che c'erano intorno al campo. Cioè, allora io dico una cosa: le società spendono soldi a pagare stipendi, spendono trasferte. Cioè, mandate gente competente ad arbitrare, cioè, mandate persone veramente. Che li metti in campo perché io non me la prendo per i ragazzini, attenzione, penso Sì, ho che sono capito. ragazzini, che possono essere i miei figli, perché io cerco sempre di migliorarli. Però poi tu poi vai a giocare in un campo infernale, no? Dove tu lo sai meglio di me, che sono campi dove l'arbitro poi cioè, non capisce più niente, cioè non vengono aiutati, penso. È solo mandati allo sbaraglio. Io dicevo questo, ma se no andassimo un albero di pensione a fare il guardalino, giusto? Un albero di pensione, che magari ci verrebbero pure gratis, dico io, no? A dare una mano a lui. Non serve Ma una cosa. non è quello il problema, cioè, se vuoi fare io il portiere, mi segui? Cioè, io chiamo un fuorigioco, mi segui? Dice, fischia, dice, è fuorigioco. Cioè, lui, quelle persone che vanno a fare il guardalinee, sono persone messe là tanto per metterle. Allora, cosa dico io? Siccome già fare un campionato di prima categoria è un costo, ma non solo la prima categoria, la seconda, la terza, gli amatoriali, i giovanissimi, gli allievi, che un cartellino costa 22,50 euro. 22,50 euro. Cosa vuol dire? Mandate tre persone, due segnalini e un arbitro, ad aiutare quella persona che lo metti per la prima volta in campo. Capito, Francesco? Capito il concetto? Cioè, questi sono ragazzini, mandate allo sbaraglio. Cioè, tu mandi un ragazzino di 20 anni, 23 anni, ad arbitrare una partita. Ma c'è stato Borgia e Badolato, mi sei? E ci sono stati quattro espulsi. Metti in un campo infuocato, dove c'è una partita che sono importanti 3 punti, che succede alla faccenda? Si ammala, l'ammazzano. Si ammazzano tra loro. Cioè, allora, cosa dico io? Cioè, cercare di collaborare tutti quanti, no? Tutte le società, noi allenatori, che siamo i primi, che siamo. Allenatori, istruttori, genitori e amici, perché io la penso così. Io sono un allenatore, un istruttore, un genitore e un amico. Perché oggi come oggi il calcio è cambiato, Sì. Sì. no? C'è il calcio, adesso è velocità, rapidità, tecnica, c'è tutto. C'è queste categorie qua. Io mi ricordo quando giocavo a calcio, la prima categoria era un campionato spettacolare.
prima categoria passano in promozione e dalla promozione passano direttamente in Serie D, passano direttamente in C1. Quelli erano i campionati. Adesso, questo fatto che si iscrivono 60.000 squadre, chi vuole fare la terza, chi vuole fare la seconda, chi vuole fare la prima, cioè, secondo me, si deve fare una regolata, diminuire i costi, fare meno gironi, come una volta, e tornare al calcio di una volta. Dalla prima categoria passi in promozione, perché tu adesso che fai? Prima categoria, promozione, eccellenza, interregionale. Cioè, che serve? Non serve a niente, invece, perché l'eccellenza è come una promozione. La promozione di adesso è una prima categoria di 20 anni fa. Cioè, parliamoci. Sei d'accordo con me o sbaglio, Francesco? No, io non sbaglio, perfettamente. Io credo che queste cose che ho detto, falli sentire in giro, glielo dici. Io, secondo me, quello che dice Gino è la pura lealtà. Chi serve in questi gironi? Se tu fai la terza categoria, chi mi serve il torneo amatoriale? Che mi serve il torneo amatoriale? Dove vanno a occupare i campi, dove devo andare a giocare nel settore giovanile, che ormai giocano gli amatoriali, giocano il venerdì, il sabato, la domenica, non si capisce più niente. Cioè, parliamoci chiaro, dai. A me, io te l'ho detto, io non vivo di calcio, perché a me il calcio è passione. Sì, sì. Il calcio per me è divertimento, come la penso io. Cioè, il calcio è divertimento e il calcio è una cosa che dobbiamo togliere tutti questi ragazzini che stanno in mezzo alla strada. Portarli veramente a fare uno sport pulito, io parlo pulito, sì. E poi andare sempre avanti. Non servono tutte queste categorie qua, che servono a fare? Solo a fregare, perché poi tu lo sai meglio di me, società hanno costi, devono pagare i giocatori, gli spese pure. Spese, ci sono società che non fanno pagare l'ingresso allo stadio, e chi vuole fare l'offerta, tu lo sai meglio di me come funziona, no? Il calcio deve cambiare, deve tornare come una volta il calcio. Il calcio deve essere passione, divertimento, e dopo che finisce, dopo che si fa una battaglia in campo, abbracciarci e finisce là, stop. E mettere persone ad arbitrare competenti. Ma non ce l'ho con il ragazzino, Francesco, attenzione, perché questo qua lo mettono allo sbaraglio. Perché non li mandano mai a fare un campionato di fucini, un campionato di esordienti, un campionato di giovanissimi, allievi e poi piano piano salire come facevano una volta gli arbitri una volta. O mai i figli li mandano allo sbaraglio. Cioè. E poi leggi. Ma dico, arbitro, ma questo dicevo io. Ti piaceva almeno come prima proposta, di mandare gli arbitri in pensione a dare una mano a questi, poi come una carina, dico... Non serve un mago, bravo Francesco, bravo. Mandare quelle persone che non arbitrano più, aiutare quel ragazzino che lo mettono allo sbaraglio. Perché oggi siamo stati corretti noi, Francesco. Perché sì, se c'è una società, sei sicuro che anche l'uguaglione ha un mazzone vaiano. E te lo posso garantire. Anche il presidente del Badoato dice, qua c'è espulsioni e c'è non ci vuole lignati in poca. Cioè, è assurdo, eh. A me dispiace dirlo perché vedo tante società che fanno tanti sacrifici a spendere soldi, a fare campionati, fa male veramente, forse perché io vengo dal settore giovanile, parlo così, però adesso sto facendo un pochettino di esperienza, e capisco cosa vuol dire quando mandano un ragazzino allo sbaraglio, ed è vero. Vabbè, tornando a noi, comunque diciamo, oggi avete fatto una grossa partita, avete vinto. Insomma. Oggi è stata una grossa partita, una grande soddisfazione, infatti io sono entrato in campo quando ha fatto il gol Saverio, perché ha fatto un gol strepitoso, quando mancavano 3 minuti alla fine, è stato veramente spettacolare. Ma credo qualche giorno, Gino, andiamo a Catanzaro, parliamo con il presidente Archinai, con il presidente pure Saverio, Miracchi, e ci parliamo di questa situazione, gli facciamo una proposta, gli facciamo questa... Ma guarda, ti posso dire una cosa, questi
Cioè parlare, sprechi solo parole, ci devono fare fatti. È una vita che ci parla, è una vita che tutte le società parlano, e non posso sentire Borgia qua, San Gregorio qua, Maida qua, Chiaravalle qua, Salettiere qua, no. Cioè il calcio è divertimento, e devono essere i primi della Lega a prendere provvedimenti. Perché le società, te lo ripeto, fanno molto sacrifici. Io lo vedo pure dalla mia società, no? Dove il presidente Franco Lapiana, con tutti i suoi collaboratori, con tutti i suoi soci, non vorrei dimenticarne nessuno, fanno tanti sacrifici. E ti posso garantire, oggi come oggi, tenere una società non è facile. Oggi come oggi, perché non ci sono soldi. Ho Una capito. volta, quando giocavo io, i soldi giravano, come giocavano tante altre persone della mia età. Girava. E oggi mi ha fatto molto piacere che alla partita è venuto a assistere un grande giocatore del Catanzaro, che ha giocato con me negli allievi del Catanzaro nella primavera, che poi è stato a Catanzaro, a Matera, a Lecce, e Maurizio Reis. Ho capito. Non so se te lo ricordi, tu il padre allenava Mi sempre ricordo Catanzaro. Mauro, mi ricordo tutti, il telecamera, ricordo, Massimo Ranieri, tutti mi ricordo io, io Maurizio Reis, mi guardavo, avevo un giardino quando c'erano sei giocatori, non è che non mi ha fatto molto piacere perché mi ha mandato un messaggio, messaggino, ti vengo a trovare, voglio vedere la partita, mi ha fatto i complimenti, mi disse veramente Gino, una partita col cuore. I ragazzi, e te lo torno a ripetere, società, pubblico, in primis, hanno veramente fatto un grande tifo per la scuola. Gianluca Perrò, tecnico prima per Inter Forza Città di Mare. Allora, Gianluca, buonasera, insomma, ci siamo compresi per questo pareggio, anche se magari eravate il primo vantaggio della partita, eravate sempre per il suo tempo, poi il senatore è tornato, pareggiato, e poi è finita in parità, insomma, una partita che credo che ci sia combattuta in tempo delle squadre, insomma, poi forse un risultato giusto. Da come mai io posso interpretare, posso pensare. Tu sei d'accordo con la mia analisi, oppure insomma, è che tu hai vissuto la partita, cosa devi dire, ecco? Sì, diciamo che mi è caduto dal momento in cui sono tornato da casa. In pratica, sì, noi abbiamo segnato dopo un quarto di minuto, abbiamo dovuto avere un cambio di primo tempo, non rischiando quasi nulla. Poi, nel secondo tempo, noi siamo un po', diciamo, calati, perché le fatiche di domenica sono un po' sentite, però anche se non giustifica, perché non domenica c'è stato un grosso dispendio di energia, alla fine hanno fatto il proprio rigore. Più o meno 5 alla fine, non ricordo, 7, 4, 2, 10. Alla fine, pazienza, ci sta, loro non hanno dato nulla, se dicevano loro non c'erano nulla da dire, però col pareggio non c'è nulla da dire anche alla nostra, quindi va bene Abbiamo così. chiesto un po' dell'amico. No, il rammarico c'è perché mancava poco per chiudere la partita sul 0-0, anche perché comunque avevamo rischiato un poco, però cioè loro comunque se volete hanno provato a pareggiare la partita e poi alla fine con il rigore cioè, sono Ah, riusciti. non so, un rigore, sono un rigore. Ma da oggi Sì. c'è il processo, c'è Cioè io infatti ne il rigore. Tu parlavo vuoi poco, cioè, prendere, tu vuoi poi. no, ma ti giuro, credimi, quella prova con il centro che viene in e lui l'abbiamo visto, non ci abbiamo, siamo riusciti perché era un po' agitata l'azione, la palla era un po' nell'area, uscita, entrata, insomma, e quindi così, non so dirti, ma non so, specie dopo la polemica di domenica, non sto qui a parlare ancora di queste cose, quindi va bene così, insomma. Ma facciamo volendo, ascoltami, io adesso volevo dire una cosa, domenica prossima, insomma tra 3 giorni, arriva in Borgia di Gino Tagliotti che praticamente regge questa vittoria contro il Badalato, che sicuramente terzo posto, cioè, verrà lì certamente a Nocera per non fare la comparsa. Che partita è cioè, io sono sicuro che il Borgia giocherà una partita d'attacco sicuramente, perché è una squadra che trova l'attacco questa squadra, io come vedete Tagliotti. Tu, che partite giocate lì, cioè credevi perlomeno di trattenerli, di controbatterli, oppure diciamo
ti aspetti una partita invece più Sorniola, insomma, che cosa hai tu? Non lo so, cerchiamo di... Riduceremo l'attacco, quindi un attacco noi cerchiamo di prenderci. No, non lo so, è una partita tosta, quindi ora ci ricaricheremo le pile tra oggi e domani e poi si penserà al Borgo, quindi sappiamo che loro contro la squadra che secondo me così, perché in questo momento dice loro sono secondi, non è anche terzo, perché dice loro la Firenze, il 17 è loro, e lo Staletti e poi la 15 ci sono loro, quindi... La classifica dice che loro sono secondi in classifica davanti a noi e quindi sicuramente il massimo rispetto ma oltre già che sapevamo che era una squadra di tutto rispetto, però alla luce degli ultimi risultati ancora di più, la squadra che è andata a vincere lo Staletti, non sbaglio, giusto? Sì, lo Staletti ha vinto in casa, ha vinto la partita in casa, è un'ottima roba, di ottima salute, ha vinto anche la Coppa Italia, la Coppa Calabria mercoledì a Stilo, quindi è un diverso. Ecco appunto, quindi questo, certamente noi cercheremo di mettere in difficoltà con l'unità per provare a controbattere una delle squadre più accreditate, insomma, per la vittoria finale, da come si dice. Va bene, senti, Gianluca, ti ringrazio per la tua gentilezza, per la tua spontaneità. Ci sentiamo. Facciamo subito, io ho trovato una stanza così non c'è la televisione. Non sento la voce. Ascolta, vedi che già il nostro Perrone l'ho sentito, poi lo potrei sentire dopo più tardi, bene. Non ho capito, hai sentito? Già Perrone, ho sentito Perrone, ho sentito già, va bene. Poi le mail pubbliche stasera stesso? Spero di farcela, io faccio il tuo. Vabbè, perché non metto la tua, perciò, va bene, ci faccio un favore. Un attimo che... Allora, comunque questo è che campionato avvincente, non si capisce, poi... Non c'è ne più nel secondo... Ancora vedrai tantissime sorprese in questo campionato. Magari voi che Ferdinando riuscite a ricevere un po' di punti, insomma, un po' di cose che in questo momento sono nella parte medio-alta della classifica, non mi meraviglierei che se le vedete. Eppure il Bivoggio ha vinto a Fronti oggi, Bivoggio, ho visto, però guarda, in realtà, il Bivoggio ha vinto come con voi, gli hanno regalato la partita, perché quelli hanno fatto due minchiate in difesa, quelli sono bravi, quelli di Bivoggio a sfruttare le occasioni che gli danno, insomma, quelle poche occasioni che gli capitano, insomma, riescono a fare... Dimmi. Scusami solo un secondo, Francesco. No, un secondo che devo dire una cosa. Sì, sì. Fare una verità, chiedo. No, hai una brutta novità. Cioè? Allora, ci hanno risposto. Ci hanno detto che le ore non sono sufficienti. Ancora? Perché ci hanno spiegato esattamente. Se tu avevi un contratto, sì, tu contratti, però te ne ura. Tu te ne ura. Solo giorno. Ma quanta settimana con furia vivi? Arrivano 18, poi qua lavoro al giorno. E completare 18 ore. Lavoro al giorno. Completare? E certo. Allora, se hanno mandato la comunicazione, a noi è arrivata in maniera da posturgere. Allora, io domani non sono che sono a scuola, ma tiene l'erba in cano, si può spurlo la ricavia e faccio vedere la ricavia. Mi dico che le ore che tu avevi da contratto non erano tutte per coprire un periodo e di conseguenza da bocciare un'altra volta che non si è fatto. Ah, buono, vediamo a tenere verdi. Ok, ciao Patrick. Ciao. Ciao. Non c'è, scusami, no, che è una cosa di commercialista. Vabbè, ascolta, Pino, posso parlare? Allora, Pino Alessandro, tecnico del San Goro di Pona e l'Interport città di Maida. Allora, Pino, tutto... Ci saremmo aspettati magari una vittoria per accompagnare quella di domenica scorsa, dopo la grande impresa, insomma, quest'oggi invece il Negorio ha faticato un po' troppo forse per riuscire almeno a pareggiare, so che avete pareggiato verso la fine della partita, però sempre, insomma, come dici tu, questo problema della difesa, che i gol che prendete ve li fate da soli, si può dire quasi a voler... Devo andare a un discorso. Sei d'accordo, Pino? Ciao Francesco, buonasera. Diciamo che abbiamo dei gol che sono evitabilissimi, quindi siamo un po' in difficoltà da soli, siamo molto spesso costretti poi a rincorrere le parti della partita. Sicuramente non era una partita semplice, l'avevamo già detto, lo sapevamo. È normale che poi dopo 10 minuti andiamo sotto su un gol, diventa ancora più difficile perché il Serena
è una squadra, come sapevamo, quadrata, una squadra che sa difendersi molto bene, molto fisica dietro. Poi davanti c'ha tre attaccanti forti sicuramente per la categoria, ottimi. Però abbiamo concesso questa ingenuità che ha portato al loro gol, cioè ci ha messo nelle condizioni di dover rincorrere. È stata una partita abbastanza contratta sia prima del loro gol che poi dopo, tant'è che le occasioni da gol sia loro che noi sono state non moltissime. Loro hanno avuto, a parte il gol, un'altra occasione all'inizio del secondo tempo sull'1-0 che potevano eventualmente raddoppiare, ma noi già nel primo tempo sull'1-0 ha avuto una grossissima occasione con Garofalo di testa, soprattutto col portiere, l'ha mandata fuori, quindi abbiamo segnato il pregio. Poi nel secondo tempo, dopo il pericolo scampato inizio secondo tempo dell'unica occasione che abbiamo concesso, abbiamo cominciato ad avanzare col Parigente, abbiamo cambiato qualcosa anche dal punto di vista tattico, entrati in campo così come con Girifalco, con convinzione, abbiamo stretto un pochino abbiamo cominciato a così a chiuderlo un pochino nella metà campo. Sicuramente, come ti avevo detto, è una partita che ha vissuto stati di equilibrio, anche se nel secondo tempo devo dire che la mia squadra comunque ha sicuramente un maggiore possesso palla e ha avanzato il baricentro moltissimo. Quindi alla fine c'è stata un'azione concitata dove noi non si è riusciti a buttare la palla dentro, per 50 secondi la palla era sulla linea di porta e veniva continuamente distrutta, poi è venuto fuori questo rigore, credo netto, che ha portato al nostro pareggio. E poi proprio allo scadere abbiamo avuto l'occasionissima per vincere la partita e completare la rimonta, così come era successo con noi Girifalco. Purtroppo il mio attaccante in quella circostanza, in questa circostanza, non è stato, diciamo così, molto all'altezza. Purtroppo sì, era un'occasione abbastanza semplice, a pochissimi metri dalla porta, col portiere che era un pochino decentrato e ha un pochino... Ascolta, Pino, non per essere come dire ripetitivo, però ci sono le partite quest'anno, penso che in sette partite avete sempre subito il gol per primi. Tranne con lo Scaletti, mi sembra. Basta, perché tranne con la Scaletti, sì. Cioè, in sette partite su 9 avete sempre preso voi il gol per primi. Cioè, ma è possibile che gli schiaffi li prendete dagli altri e non riuscite mai a darli? Questo io dico. Cioè, come diceva Lippi, ti ricordi Lippi della Juventus, diceva gli schiaffi li prendiamo, però diciamo non dobbiamo essere noi gli schiaffi, non gli altri, non noi, questo diceva, ecco. Devo dirti comunque che nel 99% delle situazioni in cui abbiamo preso gol per primi si è sempre trattato comunque di errori individuali, non di reparto. In alcuni casi qualche leggerezza del portiere, oggi invece è stata una grossa ingenuità di un mio difensore esterno che su una palla decentrata ha fatto una cazzata, perché era una situazione da affrontare da gestire diversamente, invece è stato un influenzo ad attaccare la palla, non tenendo presente che invece dall'altra parte c'era un giocatore bravo tecnicamente. Quando incontri giocatori bravi tecnicamente devi invece essere carico sulle gambe e devi temporeggiare. Invece è stato un po' troppo influenzo e quindi si è fatto prendere, diciamo così, di infilata da parte dell'attaccante della Perenica che si è presentato in aria. È stato molto bravo a mettere palla sul secondo palo e il nostro portiere onestamente là non poteva farci più di tanto. Sicuramente è un problema sul quale stiamo lavorando, su cui io sto battendo allenamento dopo allenamento. Se proprio devo dirla tutta, paradossalmente oggi sicuramente è andata meglio che con il Girifalco, nonostante una squadra che secondo me
sensibilmente superiore, non me ne voglio il Giri Falco, ma è sensibilmente superiore al Giri Falco. Devo dire che al di là delle ingenuità che ci è costato il gol della... Ma senti, Pino, a proposito di questa, io voglio vedere il discorso che tu l'hai un po' introdotto. Ma secondo te questo Terina può puntare alla posizione di altra classifica? Secondo te? Cioè, il Terina che visto oggi? Secondo me sì, Francesco, perché ha una squadra quadrata in tutte le parti, ha un attacco molto forte individualmente, gente esperta, forte fisicamente, ma al contempo forte tecnicamente. A centrocampo, un centrocampo di corsa, ma anche tecnico, perché adesso non ricordo i nomi di tutti, ma la corsa è tecnica, e poi dietro a tutta gente di stazza che fa pochi fronzoli, lascia poco allo spettacolo, va dal sodo, si difendono con le linee molto strette, quindi concedono molto poco. Noi oggi abbiamo avuto al gol due o tre occasionissime per cercare la porta, in tante altre, ed è quello che mi ha fatto incazzare, invece siamo stati poco lucidi, perché loro, come ti ho detto, si prendono con le linee molto strette fino ai 20 metri, arroccandosi soprattutto sulla zona centrale. Lì noi avremmo dovuto essere lucidi invece ai 20 metri a giocare palla sull'esterno e prenderli invece alle spalle, e invece abbiamo sbagliato un passaggio, cercando invece le vie centrali, nonostante i continui richiami da parte mia, invece anziché andare sugli esterni. Credo che se avessimo fatto questo li avremmo messi fuori di più in grossa difficoltà, però devo ripeterti che è una squadra secondo me molto strana. Tra quelli incontrati fino adesso, noi abbiamo incontrato un po' tutte le squadre di alta classifica, quasi tutte, perché abbiamo incontrato Aletti, Rombiolese, Borgia, adesso il Terina. Devo dirti che è fra quelle squadre, in quanto a quadratura, in quanto a personalità, in quanto a forza caratteriale, mi ha fatto sicuramente una grossa impressione. Una squadra molto compatta, lascia poco allo spettacolo, bada molto al sodo, e poi lì davanti c'è gente che sa giocare la palla, gente che si muove in continuazione, si incontrano spesso, insomma è una squadra che secondo me può arrivare sicuramente fino in fondo a lottarsi quantomeno un posto per i playoff. Questo paradossalmente mi lascia parzialmente soddisfatto per comunque il punto preso, perché in qualche modo ci fa continuare a muovere la classifica, però come tu sai, insomma, non mi accontento mai, sapevo che era una partita che, come ti avevo già detto, che avrebbe viaggiato scusa, ti interrompo, non so se tu ascolti i punti di Pioretti. L'altra volta parlavate dicendo un fatto proprio questo punto qua, delle partite che tu giochi, diceva questo. Secondo me, ha detto il mister Alessandro, dovrebbe un po' accontentarsi magari qualche volta anche del pareggio, perché con questa situazione potrebbe sempre vincere, diceva lui, per le donne, allora potete dire che se non è a casa potrebbe mani vuote. Ecco, tu sei d'accordo con la sua affermazione, insomma, oppure... Ma guarda, devo dirti, se devo fare un'analisi fredda... Non è un'analisi fredda di te, parla per te, dice, mi stai pensando, a volte, accontentarsi pure... Sì, no, allora, io per concezione, sì, non è il fatto che, anche se sono sotto due gol, recupero una partita a 5 minuti dalla fine, voglio provare a vincerla. Però, in effetti, Calmin ha ragione, ci sono delle partite, alcune situazioni dove invece... I vari fattori ti impongono a un certo punto di accontentarti anche del pareggio, come probabilmente avremmo potuto e dovuto fare a Bigongi quando abbiamo rimesso in piedi una partita dove siamo andati in svantaggio per due volte, e nonostante che per lunghi strazi della partita stessa, a parte la prima mezz'ora che era stata ottima da parte nostra, ma lunghi strazi dove era abbastanza chiara la nostra supremazia in termini di espressione di gioco, ci si poteva forse accontentare del punticino, e magari, ecco, a Bigongi probabilmente è una di quelle circostanze in cui Carmine effettivamente gli do ragione, ha ragione. Oggi abbiamo pareggiato la partita più o meno una decina di minuti dalla fine, e loro comunque avevano abbassato il baricentro tantissimo, quindi ci stavano prestando, ci
stavano prestando il fianco per provare ulteriormente a vincere la partita, cosa che non c'è riuscita per un niente, perché come ti dicevo, a 30 secondi dalla fine abbiamo avuto la più chiara di tutte le occasioni di tutta la partita, e io onestamente avevo già visto la palla dentro, ma anche perché Francolino, il mio attaccante, è uno che da quella posizione 9 volte su 10 non sbaglia, insomma, a 4 metri dalla porta era un gol quasi fatto, però insomma, dai, alla fine è venuto fuori un punto che, come ti dicevo, penso vada bene a tutte le squadre, noi ci sperava qualcosa in più, però muove la classifica contro una grande squadra, una grossa squadra che, come ti ho detto, complimenti a Gianluca, e li voglio rinnovare perché è una squadra bella e composta con ottime individualità e che secondo me non avrà grosse difficoltà, anzi il contrario, per arrivare nelle primissime posizioni. E magari con un pizzico di fortuna forse potrebbe anche lottarsi, visto il grandissimo equilibrio che c'è in testa, potrebbe anche lottare per qualcosina in più. Senti, Pino, adesso ti dico, concludendo, mettiamo una piccola parentesi sulla partita di domenica, anzi di sabato. Sabato è andata a Spilinga contro un avversario che è reduce da 2 sconfitte consecutive, ma certamente non si aspettava la disfatta di oggi, 5-0, insomma. Io ho parlato con il mister Marasco, l'involuzione di gioco, insomma. Ti aspetti un campo caldo, oppure insomma te andrai a giocare tranquillamente come hai fatto sempre, Pino? No, noi non ci deve interessare un campo che sia caldo, che sia freddo, tiepido, non ci deve interessare assolutamente. Per noi ogni partita è utile per prendere punti importanti per noi e continuare a fare punti in classifica e risalire la classifica. Noi abbiamo l'obbligo di affrontare ogni partita con l'obiettivo di prendere i 3 punti e così saremo anche a Spilinga. Quindi ci alleneremo domani, nell'allenamento di domani, in preparazione della partita di sabato, con già in testa, ripeto, l'obiettivo di andare là e fare la nostra partita per cercare di vincerla. Poi è normale che dall'altra parte c'è un avversario comunque difficile, che oltretutto gioca in casa, che viene a 2 sconfitte consecutive, che quindi avrà voglia di interrompere questa striscia negativa, ma noi invece veniamo da direi 2 consecutive, ma nelle ultime 4 partite 4 buone prestazioni dove abbiamo raccolto 7 punti, e quindi vogliamo continuare il nostro processo di crescita. Oggi sono rientrati altri giocatori, qualcun altro l'ho perso per motivi di lavoro, e penso che forse questo comunque sia stato un problema, forse per tantissime squadre, non per tantissime squadre, perché sai, un mercoledì lavorativo può rappresentare un problema per tutti. Però abbiamo recuperato qualche giocatore, adesso ne rientreranno degli altri sabato, quindi noi abbiamo l'obbligo e la mentalità di andare là e provare a prendere i 3 punti. Però abbiamo la consapevolezza di incontrare il mercato difficile. Il mercato di dicembre potrà interessarvi per fare qualche piccola modifica all'organico, oppure ti senti già... Francesco, guarda, noi il mio primo obiettivo è quello di recuperare finalmente tutti gli effettivi, perché dopo 9 partiti ancora non ho possibilità di poter schierare la squadra al completo. Oggi che mi sono finalmente entrati in squadra 2 ragazzi di colore, 2 under, finalmente, 2 mesi che aspettavamo il transfer, che finalmente è arrivato, quindi oggi ho avuto l'opportunità di poterli schierare, però ho continuato ad avere fuori 4 titolari di importanza per noi, perché avevamo poi Mondello, Pannace. Vabbè, io una volta, essendo questa lunga, i riportatori che sembra un bollettino di guerra, dicevo io, perdonami, cioè, se a dicembre c'è qualcosa a fare, che ricapita, magari altri giocatori che possono dare aiuto, perlomeno. Ma Francesco, oggi, ti ripeto, noi avevamo fuori 4 titolari, di cui uno fuori per lavoro, Pannace, che sabato Mondello fuori per infortunio, spero sabato di poterlo recuperare o al massimo per la prossima settimana. Questi 2 sono uno recuperabile subito, l'altro al massimo per la prossima partita. Dopodiché c'è lo bianco che andrà bene, credo e spero, per l'inizio del prossimo anno, quindi per gennaio, di averlo a disposizione, mentre invece Francesco Simonetti spero di averlo a disposizione prima. È chiaro, senza
così, senza veli. La situazione che noi stiamo monitorando è il recupero soprattutto di qualcuno degli infortunati dell'emergenza, perché se i tempi di recupero fossero quelli che tu ho appena detto, e allora stiamo come stiamo, perché io, così come ti ho detto all'inizio, che il mio è un organico che al completo è un organico secondo me importante, che come sta già dimostrando nelle ultime 3-4 partite, ma anche prima, devo dire, nelle primissime partite, prima che ci fosse la moria di Vacchi, cosa è successo. Ma non appena mi rientreranno questi 3-4 giocatori, la mia è una squadra che non ho problemi ad affermare che sarà giocata su tutti i campi e con tutto può fare veramente grossi cose. Quindi dobbiamo preoccuparci di recuperare questi giocatori. Se poi qualcuno di questi recuperi dovesse avere dei tempi eccessivamente lunghi di ripresa, allora a dicembre ci porremo il problema, eventualmente vedremo come rinforzare. Anche perché, come tu hai visto, Francesco, soprattutto poi dopo oggi, c'è una classifica che veramente fa un po' senso guardare, no? Perché qui adesso a mente non l'ho ancora guardata, ma per quello che posso ricordare, tra il quinto posto e la quintultima posizione mi pare ci siano un paio di punti di differenza. Sì. Alla quintultima lo stivo 19 punti, 17 le due squadre che sono Spalletti e Borgia, poi c'è il Terina, poi c'è il Maio, cioè, insomma sono delle squadre che... quinto in classifica, se ricordo io, la Rombiolese a 14 punti. Sì. E le quintultime sono 5 raffagliate a 12 punti, c'è lo Spilling, c'è il San Ferdinando, c'è il Fronti, c'è il Bivongi, c'è l'altro qual è, se non me lo ricordo, adesso mi sfugge. Allora Spilling, c'è San Ferdinando, Fronti, e beh, Bivongi. E basta. No, ce n'è un altro, no, sono 5, adesso mi sfugge l'altro. Quindi, come vedi, insomma, sono 5 squadre in quintultima posizione a 12 punti, a soli 2 punti dalla quinta posizione. Poi subito a scendere ci siamo un paio di squadre a 9 punti, per prendere le altre. Quindi una classifica molto molto corta. Adesso con i tutti scongiuri che facciano gli amici di Rombiolo, che sono in classifica, ma cioè, è solo un esempio. Così come lo stesso vale per il Maida, e all'inverso come vale per quelle squadre che attualmente sono a 12 punti. Un paio di partite che vinci o perdi, a passare dalla zona play-off alla zona play-out nel giro di una partita o massimo due partite. E questo fa capire quanto questa classifica sia talmente corta e in continua evoluzione, per cui dare continuità, soprattutto in questa fase del campionato, credo che sia fondamentale, del motivo per cui siamo comunque alla fine... ci accontentiamo del nostro punto e abbiamo, come ti dicevo prima, l'assoluta intenzione e l'obbligo di provare ad andare a Spilling a prendere distanza e dare maggiore continuità. Va bene, Alessandro, ti ringrazio, Pino. Ci sentiamo allora, grazie di tutto, buona serata a te e a tutta la tua squadra, va bene? Grazie Francesco, a presto. Ciao, buonasera, ciao. Ciao. Allora, Pino Cotellè, tecnico della San Ferdinando per Interforze Città di Maida. Allora Pino, tutto io, permettiti di dire, sono schietto con te. Nell'ultimo punto con Carmine Fioretti avevo detto che per te, insomma, cioè, in caso di un ulteriore pareggio o sconfitta, avresti rischiato secondo me anche la panchina, perché giustamente una squadra con San Ferdinando, come hai sempre tu, una rosa, io parlo chiaro, cioè parlo con un amico, voglio dire, parlo in piedi di braccio, voglio dire. Dopo la sconfitta 3-0 a Chiaravalle, insomma, non troppo, diciamo, come dire, buoni, e c'era un pericolo che, insomma, tu, insomma, potevi rischiare, però oggi, come c'è la squadra, l'orgoglio, avete vinto una grandissima partita 5-0 che non metterebbe, perché, insomma, che è successo oggi, Pino? C'è l'orgoglio? No, ma guarda, io ti dico una cosa, il fatto di rischiare, quello lo volevo io. Non me l'aveva chiesto la società. Ho detto io che in caso di risultati negativi, per una questione, voglio dire, anche di orgoglio, non riconoscendo nel gioco la mia squadra, allora io ho deciso eventualmente di mollare, ma per te è una questione di dignità pure.
Sì, siccome la squadra non si esprimeva per come si può esprimere, e l'abbiamo dimostrato in più di un'occasione, come oggi per esempio, e allora anche per spronare un po' anche la squadra. Però io ne ho parlato anche con i ragazzi, non avrei accettato una situazione come quella di domenica a Chiaravalle, capito? Sì, sì. Un altro passo falso così non l'avrei accettato, quindi avrei pensato io. Scusa Pino, però anche un pareggio poteva essere un pericolo, perché anche un pareggio poteva essere una sconfitta, invece proprio la squadra... Certo, no, ma guarda Francesco, io ti dico... che quando noi giochiamo da squadra, sì, e noi lavoriamo per giocare da squadra, perché lavoriamo durante la settimana, e poi la domenica facciamo tutt'altro, onestamente per un allenatore è frustrante, perché sapere di poter fare molto, di poterle vincere le partite e non rischiarle e a volte perderle, con squadre che onestamente ci sono inferiori sul piano tecnico. Questo dicevo. Allora devi prendere delle decisioni importanti. Però oggi la squadra ha risposto alla grandissima, mi hanno dimostrato affetto, stima, quindi col gioco, con la capacità che abbiamo, ripeto, di essere squadra nei momenti importanti, oggi l'abbiamo dimostrato, ma veramente alla grande. E di questo sono veramente contento. Mi spiace perché c'è stato qualche ragazzo che si è fatto male, e quindi dobbiamo valutare per sabato qualche assenza importante. Niente, una domanda, ma dove avete vinto la partita oggi voi? Dove avete vinto la partita in campo? Cioè, cosa avete fatto più dello Spilling per arrivare a vincere? Abbiamo fatto, onestamente, cioè io ti dico vincere 5-0 e sprecarne almeno altre 6-7 palle gol. E quando io parlo di palle gol, parlo di quelle davanti al portiere, a tu per tu col portiere, non potenziale azione da gol, cioè, ma proprio mettere il giocatore per 6-7 volte davanti alla porta avversaria, solo col portiere. Quindi abbiamo sbagliato tanto. E ripeto, l'abbiamo fatto con una buona manovra, una manovra che noi abbiamo. Quando vogliamo riusciamo ad essere una squadra anche piacevole da vedersi. La mia rabbia è perché non lo facciamo sempre, capito? Sì. Però ripeto, fin dal primo momento abbiamo aggredito la squadra verso lo Spilling, ma con tutto il rispetto oggi non c'è stata partita, cioè proprio non c'è stata partita per la qualità del gioco, per l'atteggiamento che abbiamo avuto in campo, per come abbiamo aggredito il portatore di palla. Ho visto una squadra che io conosco per essere l'allenatore, ma che ogni tanto ci dimentichiamo di farlo. Senti, alla luce di questa vittoria puoi pensare insomma a una rimonta in classifica, insomma, perché comunque non sempre... Ma io guarda, io ho visto che abbiamo perso punti assurde. Per la qualità di gioco io non penso ci sia una squadra che giochi meglio di noi, ho la presunzione di dire questo. Forse c'è qualche squadra più concreta di noi, evidentemente nei fatti, se siamo dietro. Scusi Pino, non sembra che lì davanti facciano i salti mortali, sembra che ce n'è che corrono così tanto da non poter magari sperare, magari se tu sei riuscito a ingranare magari 3-4 risultati positivi, insomma. Sì, ogni tanto abbiamo delle amnesie, capito? E cerchiamo di essere una squadra vera, di quelle che riesce sempre a fare la partita. E quindi le partite se non le affronti nel modo giusto, col temperamento giusto, rischi di perdere contro chiunque, Francesco. Il calcio è così. Il calcio, tu puoi essere superiore a un'altra squadra se tecnicamente sei migliore, ma con la stessa intensità di gioco, con la stessa voglia di lottare, e allora puoi prevalere su un'altra squadra. Ma se tu pensi solo perché tecnicamente ti senti superiore di poter vincere le partite, vai incontro sempre a brutte figure.
Senti Pino, adesso chiaro questa grande vittoria, insomma sabato arriva lo scommettendo di fronte, che oggi io ero lì al campo, ho perso 3-1 in una partita. Ha perso dove? Dove ha perso? 3-1 ha perso, 3-1. Oggi volevo dirti questo, insomma. Ha perso 3-1, ha perso 3-1. Però diciamo che... Scusa Francesco, scusa, non ho capito, ha perso di fronte in casa? In casa ha perso, in casa col Bivongi, ha perso 3-1, ha perso. Dicevo questo, ascolta, dicevo questo. Io sì. una partita davvero incredibile, dove il Fronti ha sbagliato l'impossibile. E invece il Bivongi è stato bravo a sfruttare quelle poche occasioni che gli sono capitate. Perciò voglio dire alla fine, il tiro si è meritato per il Bivongi che è stato bravo a sfruttare, però il meritato per il Fronti che cercava. Ecco, adesso domenica, anzi sabato, il Fronti viene a giocare a San Ferdinando, sicuramente è arrabbiato per cercare di tornare. Sapessi quanto siamo arrabbiati noi, di tutti quei punti che abbiamo perso per strada, quindi non è che incontreremo un Fronti arrabbiato, è il Fronti che incontrerà una San Ferdinandese molto arrabbiata, ma chiaramente parlando ci mancherebbe altro. Sì. Pino, tu che partito aspetti? Un Fronti che verrà lì per giocarsela, insomma, sicuramente non è che viene a farsi una passeggiata, viene per cercare di fare il risultato, come è ovvio che sia. Noi, ti ripeto, anche se perdiamo qualche elemento importante, ma la squadra è in salute, la squadra la cosa che a me voglio dire mi lascia positivamente, come si dice, e che vedo una squadra, se manca uno manca l'altro, e la squadra si esprime sempre bene, quindi è normale che il Fronti verrà a San Ferdinando per giocarsela e per cercare di vincere la partita, ma chiunque non è che va in trasferta per farsi una passeggiata o va in villeggiatura, verrà per cercare di fare risultato, ma la stessa idea è un'idea molto forte, è la nostra, quindi anche noi vorremmo fare risultato e continuare possibilmente a vincere. Risultato io intendo la vittoria, non pareggio come una sconfitta in casa, e siccome passi ne abbiamo fatti, speriamo che cambi tutto. Ma a volte gli allenatori preferiscono perdere la partita e vincerne una che pareggiarne due, cioè perché almeno dice uno o tre punti e due pareggi due punti, insomma sì. A volte è comunque, ma... No, dobbiamo assolutamente cambiare atteggiamento e cambiare marcia. Ora le partite bisogna vincerle, ma ripeto, se ne siamo capaci, non è che bisogna vincerle per forza le partite si giocano. Se hai la capacità tecnica per vincere, bene. Perché è una squadra corretta, una squadra che ovunque si va e chiunque viene a giocare a San Ferdinando, si parla solo esclusivamente di sport e si parla di una presa di calcio sul rettangolo di gioco. Quindi a volte non usiamo parole arrabbiate, però intendiamo sempre sportivamente. Capito? Sportivamente parlando. Francesco Marasco, tecnico del Real Spilinga, per Inter Forze Città di Maida. Allora, Francesco, malgrado tutto, insomma, oggi penso ci sia stata un'involuzione di gioco, insomma, un 5-0 che non ammetterebbe, insomma, una partita proprio dove certamente mi sarebbe aspettato una sconfitta così netta dello Spilinga, insomma. Che è successo oggi, insomma, Francesco? A parte l'involuzione di gioco che abbiamo avuto, l'involuzione anche mentale, penso, perché non siamo entrati in gara per niente. Già al primo tempo stavamo 3-0 del San Ferdinando, e abbiamo preso un primo gol su un calcio d'angolo, il secondo su un'altra palla ferma, poi il terzo in contropiede, la partita ormai era già compromessa dopo appena 30 minuti. Niente, Francesco, è stata... Non so, è una partita stata fatta di mercoledì, non voglio trovare scuse sicuramente perché aveva assenti sia Dodro e Amante per lavoro, un ragazzo fuori quota che è sempre titolare da noi, aveva un compito in classe, insomma. Purtroppo la FGC non ci ha permesso di svolgere questa giornata, ti ricordi che c'era l'allerta meteo? Sì. Solo due, mi sa che solo due avevano giocato.
Sì, ma ecco, del... non voglio assolutamente fare polemiche, però quando si mette in ballo la vita dei ragazzi, li portiamo in giro per tutta la Calabria a fare la partita, poi sapendo che c'è l'allerta non ci arriva nessun avviso, purtroppo è così. Questo non significa che io non voglio giustificare assolutamente, però la prossima volta, se è possibile, dopo che qualcuno mi ascolterà, faccio questo appello, nel senso di avere un po' più di non so come dire, di essere un po' più funzionato, controllare meglio, fiscale, non lo so come. Ma scusa, non ho capito qual è il problema, qual è il tuo problema, cioè il problema di fondo qual è? No, non è un mio problema assolutamente, il problema è generale, perché io ho sentito parecchi colleghi in partita, avevo sentito Perrone del Terino che aveva difficoltà a portare ragazzi che lavoravano, lo stesso mister Cutollè aveva qualche assente, io avevo assente sia Dopre Amante che sono le fai migliori capocannonieri della Massa Rosa. Stavano benissimo in forma oggi, fino ad oggi, purtroppo hanno un po' condizionato questa partita, non solo la mia ma anche altre partite, in generale tutta la giornata. Poi a parte questa abbiamo fatto una brutta partita, sia a livello del gioco che a livello mentale, abbiamo avuto come dicevi tu un'involuzione abbastanza pesante, però ci può stare, dai, è una squadra che si deve salvare come la nostra. Può avere questi momenti un po' negativi. Speriamo solo di essere bravi, cioè io e i ragazzi, a riprenderci presto. Senti, intanto Francesco, adesso chiudo questa partita che insomma possiamo dire domenica, insomma, sabato prossimo avete un altro scontro contro diretto corrente, insomma, un decorio che cercherà in tutti i modi di risultato. Io ho parlato con il ministro Alessandro e mi diceva insomma che praticamente loro veramente se lo giocheranno, ma è normale, insomma. Tu, ecco, che partite gli aspetti da parte del Gianluca? Una partita di attacco o magari una partita Sorniona, dove, insomma, cercherò... No, sicuramente sarà una partita in cui tutte le due squadre vorranno fare risultato, anche perché è uno scontro in cui si giocano punti pesanti per la salvezza. Noi da parte nostra sappiamo che in casa fino adesso abbiamo fatto abbastanza bene tutte le ultime due uscite. Soprattutto avremo il centro allenato per oggi e cercheremo di rifarci per digerire meglio questa sconfitta che sicuramente non dimenticheremo facilmente. Ma secondo lei cosa deve fare lo Spilling per evitare un'altra, cioè questa giornata come questa, insomma, esatto, per evitare che possa avvenire lo stesso? Cosa deve fare? Cioè, deve essere più concentrato? Sicuramente essere molto più concentrati di quello che abbiamo fatto oggi, perché abbiamo preso i primi due gol su palle inattive. Tra l'altro loro avevano due attaccanti bassini che comunque difficilmente pensavo potessero crearci problemi sulle palle ferme. Tra l'altro anche i due esterni non sono fisicamente alti e possenti da potersi farci male. Invece noi siamo stati molto ingenui e disattenti, sia nel primo sia nel secondo gol. Sicuramente questo non deve accadere, cercherò di lavorarci durante le... Ma anche perché, guarda, scusa Francesco, non è che a fronte, anche se avete perso, avete giocato così male, voglio dire, c'è... No, assolutamente, ecco. Sì. No, abbiamo giocato bene, abbiamo creato, e anche lì purtroppo abbiamo preso il gol, come hai visto, sia uno in contropiede nel nostro momento migliore, e l'altro di nuovo su una palla ferma. Vorrei dire che ci dobbiamo lavorare su lì, perché comunque poi sono questi episodi che anche nel calcio che possono condizionare il risultato. Non è solo il gioco, le azioni che facciamo, sono molto importanti anche le palle ferme e l'attenzione di tutti quanti, perché comunque va a difendere sia il difensore sulle palle ferme, sia il centrocampista, sia un attaccante che comunque ha centini che lo manda a fare. Questo è un discorso generale che riguarda tutta la squadra per l'attenzione. Comunque, senti, io ti ringrazio della tua gentilezza, Francesco. Io mi dispiace per la scoperta dello Stavetti Calcio, per Inter, forse, Città di Mare. Allora, Alessandro, complimenti per questo pareggio che forse magari vi lascia un po' di amaro in bocca, perché certamente se so che vincevate 1-0, non so come è andata la partita, però credo che lo Stavetti, se qualcuno pensava che magari fosse in fase calante, si è dovuto ricredere, insomma. Sicuramente hai dimostrato di essere anche un grande allenatore, anche psicologicamente hai ripreso una squadra che sembrava, insomma, domenica scorsa allo sbando, ecco. Scusa, cioè, non per 4-0, non per il fatto che finora non avete giocato male, ecco.
Che è successo oggi, insomma, Alfa? Ah, forse guarda, oggi è stata una partita un po' strana. Io preferisco parlare solo di quello che ho visto di calcio. Quindi, per quanto mi riguarda, è stata la mia squadra ha fatto una prestazione come ci ha abituati. Cioè, una prestazione attenta, una prestazione intensa, cattiva, qualitativamente valida. E quindi sono contentissimo di questo, ma non avevo nessun dubbio. Io avevo visto la squadra contro il Nombiolo e sapevo perfettamente che non era una partita per perdere 4-0, avevamo avuto anche lì diverse occasioni, quindi ero molto tranquillo. Ero consapevole che se avessimo ricompattato il tutto saremmo riusciti a fare una grossa prestazione collettiva e mi sembra che questo sia successo. Poi è normale che ho la mare in bocca perché credo fosse una partita vinta ormai, invece abbiamo avuto, chiamiamola così, un piccolo equivoco, lo voglio chiamare in questo modo perché non voglio aprire nessun tipo di polemica, non ci ha permesso di vincere la gara, però onestamente credo che noi dobbiamo guardare solo noi stessi e quello che stiamo esprimendo ed è un'ottima stagione, continuiamo così. Senti, comunque, Alessa, dico, alla luce di questo, come dire, questo pareggio, diciamo, che magari voi purtroppo stavate vincendo, eravate tenuti primi, e voi magari non so come è andata la partita, credo comunque sia stato magari anche la stessa per giocare una partita, perché se no non prende un pareggio. Però dico adesso, diciamo, vi lascio un po' sereno per il prossimo impegno, giusto? Ma no, no, guarda, a noi non ci cambia niente, Francesco, perché noi non mi interessa il fatto che fossimo di nuovo primi, perché noi guardiamo partita dopo partita, siamo una squadra che veramente puntiamo solo a giocare bene a calcio. Quando non ci riusciamo, a me dà fastidio enormemente, anche se diciamo, cioè credimi, non è assolutamente il fatto di vincere che mi interessa, è normale. Poi la vittoria è una cosa che fa piacere a tutti e rende poi il gruppo più consapevole del lavoro che ci va a fare durante la settimana, però onestamente la cosa che a cui io personalmente ci tengo tantissimo è la prestazione. Oggi è stata una prestazione all'altezza e sono felice. Vediamo di fare altrettanto tra 3 giorni con il Badolato, che è una partita molto difficile, contro una squadra in salute, e quindi speriamo di essere all'altezza. Comunque, senti, Pino, io Alessandro, sicuramente però voglio dire, dopo quella sconfitta di Borgia di oggi, maturata all'ultimo minuto, penso che troverete un Badolato arrabbiatissimo che vorrà certamente fare il risultato. Ma ci mancherebbe, è giusto che il Badolato sia arrabbiato, si è perso all'ultimo secondo la partita, è giusto che sia intenzionato a fare il risultato a Saletti, perché questo è il calcio, quindi noi faremo il possibile per evitare che questo Badolato, insomma, ci metta in difficoltà, tutto qui. Però è normale che sia intenzionato male, insomma, a fare una bella partita. Penso che questo faccia parte del calcio. Allora, l'ultima cosa poi ti lascio. Sei d'accordo con il fatto che questo campionato anche oggi è risultato sorpreso, come la vittoria del Bivongi a Fronti, insomma, e il vostro stesso pareggio a Stilo, nel senso che magari, oppure magari anche altri risultati come il San Ferdinando che ha vinto 5-0 con lo Spilingo, che magari, cioè, si è d'accordo che è un campionato equilibratissimo dove non c'è un padrone, insomma, ecco questo. Ah, no, come ti dicevo l'altra volta quando ci siamo sentiti, è un campionato molto molto equilibrato e quindi voglio dire, questi risultati testimoniano appunto questo, che è un campionato difficilmente dove non si trova facilmente un padrone, e man mano che andrà avanti si delineerà meglio la classifica. Al momento l'equilibrio regna padrone, tutto qua. Va bene, in bocca al lupo per domenica. Grazie per la tua gentilezza, Alessandro. Ciao. Ci mancherebbe, ciao, grazie. Ciao. Il 90% sono lì a Bivongi per vedervi giocare il derby, che so che da quelle parti è molto sentito. Magari gioco un anno per vincere questa partita, però bando alle ciance. Insomma, oggi una partita, insomma, come tu avevi detto, che nascondeva delle insidie, infatti. Sicuramente lo Spalletti stava vincendo 1-0 e quasi magari la Stilese stava perdendo il primato. Insomma, tu avevi già detto comunque che non sarebbe stata una partita facile, ma oggi che è successo la Stilese? Cioè, non so, forse era la partita di mercoledì, mancavano giocatori, forse magari, non so, il fatto di essere primi magari è un po' condizionato la squadra. Ecco, dimmi tu un po' che è successo oggi, insomma, ecco. No,
niente, oggi non è successo nulla di particolare. Abbiamo iniziato la partita obiettivamente un po' così in sordina, eravamo un po' contratti, sicuramente abbiamo sentito troppo il peso e l'importanza della partita che valeva sicuramente un primato e quindi abbiamo sicuramente regalato i primi 10-15 minuti allo Staletti che devo dire era una squadra molto ben organizzata, ben messa in campo, fatta di buoni giocatori, tecnicamente preparata e fisicamente allenata e quindi ci ha messo in difficoltà pur non avendo rischiato assolutissimamente nulla. Poi dopo il quarto d'ora circa siamo usciti fuori e purtroppo abbiamo sbagliato due nitidissime e chiarissime occasioni da gol con un colpo di testa su un calcio d'angolo e un gran tiro a distanza ravvicinata che il loro portiere ha molto ben deviato sull'angolo e niente, così si è chiuso il primo tempo. Il secondo tempo abbiamo cercato di aggiustare qualcosa e io naturalmente, essendo dentro casa e essendo capolista, non ti nascondo che ho rischiato qualcosina e ho tolto un difensore, ho messo dentro un'ala e quindi ho giocato con chiamiamolo un 4-2-4. Sì. E quindi giustamente ho offerto un po' più il fianco allo Stadio Team, mi sono sbilanciato un po' e in una ripartenza, in un errore grossolano di marcatura su un traversone loro abbiamo preso un gol tra virgolette un po' stupido. Poi la partita si è un po' innervosita, ci sono stati degli schibizzi con l'arbitro che ha espulso due giocatori di loro e uno dei nostri, tra proteste, tra scorrettezze, tra una cosa e un'altra. Insomma, è finito un po' a cacciare, mettiamola così, e al 84esimo, per fortuna, siamo riusciti a pervenire al pareggio con una furbizia di un nostro difensore che ha intercettato un retropassaggio di un giocatore loro al loro portiere, si è inserito benissimo, ha smarcato il portiere, ha messo la palla in rete e niente, abbiamo pareggiato. Dopodiché l'arbitro ha dato 5 minuti di recupero, e ci siamo rivoltati totalmente all'attacco, e purtroppo abbiamo fallito due altre nette occasioni da gol che ci potevano portare alla vittoria e quindi niente, parlo di due punti persi e non di uno guadagnato, però guardando il bicchiere mezzo pieno dico che la mia squadra comunque ha avuto una reazione dopo lo svantaggio e un'altra volta, anche se ultimamente sta purtroppo succedendo troppo spesso che andiamo in svantaggio e dobbiamo rimontare, però la nota positiva è che comunque ci riusciamo e continuiamo a essere imbattuti e soprattutto continuiamo a essere. Però senti, Samuele, io sai, sono amico tuo, ho visto giocare la squadra, no, perciò penso una cosa, secondo il mio parere, che qualche problema ce l'abbiate in difesa, non perché voglio essere io l'allenatore dello schiero, io faccio il mio parere da fuori, io vedo le partite e giudico, insomma, analizzo un po' quello che vedo e penso che secondo me la Firenze forse se avesse magari qualche direzione magari più, come dice, non dico, più estesa in difesa, credo che forse oggi la stessa non sarebbe, diciamo, prima con due punti di vantaggio, ma sarebbe prima magari con 6-7 punti, ecco, io... Magari a dicembre, quando arriva il campionato di riparazione, è bene pensare di mettere qualche difensore, insomma, ecco. Sì, ma noi a dicembre naturalmente valuteremo tutte le opportunità che si presenteranno e poi faremo un attimino il punto della situazione per vedere ciò che servirà. Però per dirti la sincera verità, leggendola dal punto di vista tecnico e tattico e conoscendo la mia squadra e lavorando giornalmente con loro, se posso permettermi di smentirti, più che il problema dietro, io direi che abbiamo un problema nel chiudere le partite invece. Perché noi, quando è capitato che prendiamo il gol, perché purtroppo non riusciamo ad essere nei momenti importanti propositivi o aggressivi nel reparto offensivo. E quindi magari succede che ci è capitato diverse volte di indietreggiare troppo il nostro baricentro, ci abbassiamo troppo, subiamo il gol e poi per fortuna con la foga riusciamo a recuperare e a ribaltare. Però a livello difensivo io non credo proprio di avere problemi, perché credo di avere una delle difese più forti del campionato. Il problema è che dovremmo cercare di essere più cinici, più concentrati, più spietati sotto porta, e dovremmo chiudere prima le partite, perché se oggi noi con lo stare qui, caro Francesco, al 20° del primo tempo e al 28° del primo tempo sì, saremmo riusciti a segnare non tutte e due ma anche uno solo dei due gol, probabilmente staremo parlando adesso di un 3-4-5-0 come Rombiolese Staletti.
perché è naturale che poi lo Spalletti, dopo essere passato in svantaggio, sarebbe per forza di cose venuto avanti per recuperare la partita, ci offriva il fianco, noi avremmo tranquillamente approfittato di ciò e sicuramente avrebbero fatto il nostro gioco, perché noi nelle ripartenze siamo una squadra micidiale che abbiamo sempre sfruttate, tant'è vero che uno dei due gol che ti stavo raccontando che abbiamo sbagliato è stato proprio su una ripartenza su un contropiede. Quindi il problema è proprio quello, che dobbiamo cercare di essere più cinici avanti, più spiegati e sfruttare meglio le occasioni che ci propongono. Senti, no, dopo questa ampia spiegazione che hai dato, io accetto sicuramente, giustamente anche hai ragione, però che adesso io oggi parlavo con gli amici di Bivongi e mi diceva, insomma, scherzosamente, no, aspettiamo questa partita da tutto l'anno perché vogliamo vincere questa partita, perché giustamente mi ha detto questa partita, questo derby è molto sentito lì da quelle parti, perché gli aspettavano l'intera per giocare questa partita, insomma, che mi dicevano l'anno scorso 2500 persone presenti al derby dell'anno scorso. Sì, sì, ci sono sempre 400-500 persone che vengono a vedere il derby, ci sono sempre. Vabbè, è naturale che il Bivongi ci aspetti sicuramente con, come si suol dire, con la rabbia e col sangue agli occhi, è anche giusto, quel derby è sempre il derby. Poi loro comunque, io ho sempre detto, se ti ricordi te lo dissi dalla prima giornata, quando loro, dalla terza quarta giornata, quando ancora avevano 0 punti, io ti dissi che comunque è una squadra che è dotata di buoni giocatori e che secondo me ne verrà fuori da queste sabbie mobili, come infatti ora si trova a 12 punti, a meno classifica, e quindi sicuramente domenica potranno fare un'ottima partita che ci potrebbe mettere in difficoltà. Però è naturale che noi da capolista non è che possiamo andare a Bivongi a cercare di, tra virgolette, preoccuparci, andremo là a giocarci la nostra partita, cercando di vincere, a fare il risultato pieno, e poi chi, tra virgolette, avrà più fortuna, più bravura, più rabbia, più attributi, porterà il risultato pieno a casa, diversamente. Senti, ma una cosa, secondo me, io dico che a questo tempo c'è forse meglio il Bivongi, dopo la vittoria di oggi, credo che magari forse più, un po' più carico, di, non perché la Stivese non sia carica lo stesso, però voglio dire, c'era meglio magari perché ha vinto oggi, magari poi venite una partita fortunata, diciamo, come mi ha raccontato. Sicuramente per loro la vittoria a Fronti è una vittoria importantissima, che forse non vale 3 ma vale 6 o addirittura 9 punti, perché è naturale che una vittoria del genere è veramente molto ma molto importante, e sicuramente gli avrà dato entusiasmo, morale, e comunque considera che domenica già il derby penso che si motiva i giocatori già da sé. Però arrivando al derby da una vittoria esterna sicuramente ci arrivi con una porzione, con una dose di fiducia e di autostima in assoluto maggiore a quella che probabilmente ci potevi arrivare, o maggiore a quella che era l'aspettativa. È naturale che noi non è che ci possiamo lamentare che ci arriviamo peggio, perché comunque noi ci arriviamo sempre da primo in classifica. Sì. Non è che tra virgolette noi abbiamo chissà cosa da perdere. A giocarmi la partita, poi è giusto che io ho parlato voi con mister Franco Ernesto, lui si è sbilanciato, tu ti sbilanci un pronostico, ti sbilanci oppure non parli mai di una partita, ti scaravanti. No, io sinceramente non riesco a fare pronostici, non sono mai riuscito a farlo, anche perché non ci secco mai, quindi non poi il derby, figuriamoci, fare un pronostico per il derby non è, è impossibile, sarebbe inazzeccabile, ecco. Partite che non sono partite che non hanno logica, insomma, non la vedo sempre che vanno a più. No, assolutamente, non esiste una favorita, una più forte, una più debole, il derby è il derby. Allora, insomma, ti lascio, ti ringrazio, ascolti questi 10 minuti e ci vediamo domenica, allora, va bene, ti saluto. Ok. Senti, Francesco, una cosa ti volevo chiedere, ma sai i risultati delle altre? Sì, te li posso dire tutti, allora ascoltami. Permetti che non ho messo ancora nel suo culo, sto facendo le interviste, se no poi non trovo un messaggio. Allora. Il Chiaravalle, Girifalco 1-0. Sì. San Ferdinando a 25-0 contro lo Spilinga. Sì. Poi San Gregorio e Perino 1-1. San Gregorio e Perino 1-1. Il Borgia aveva preso 2 punti, e ha vinto 2-1 col ballonato all'ultimo minuto. Mamma mia. E il Bivongi 1-1 lì a fronte, insomma, ecco. E quindi la classifica adesso è noi 19, lo Spalletti 17 e il Borgia 15. Sì, sì. No, il Borgia 16. 16. Quindi ha 3 punti da noi il Borgia. Sì, sì.
Allora, conto che il Borgia è una delle migliori squadre del campionato, cioè voglio dire... Ma io l'avevo detto dal primo giorno che era così, io lo sapevo. Sai che squadra è, la conosci bene, dai, due volte. Sì, per me è la squadra più forte in assoluto, è la squadra da battere. Sì. Per fortuna che il return match ce l'abbiamo in casa di campionato. quello sì. Almeno quello, va. E meno male che siamo andati a vincere là, quindi con la vittoria a questo punto basta 6 punti davvero. Oh, Samuele, senti, ti ringrazio per la stima che c'è per me, io ti ringrazio. Spero che non sia perché siamo colleghi, ma perché siamo amici, insomma. Ma io... No, perché? Ci mancherebbe, figurati, quale collega. Io il rapporto che abbiamo di lavoro, ma la notizia è importante per me, notizia. Quando mi giro nello sport, io giro la Calabria, infatti domenica vengo, insomma. Sono contento che verrai e ne sono fiero. Ci vediamo domenica, così facciamo pure una chiacchierata, insomma, dai, va bene? Va benissimo. Ciao, okay. In bocca al lupo per il derby, ciao. Ok, grazie a lui, ciao.